Un saluto ai video ascoltatori di Italia Medievale. Oggi abbiamo il piacere di presentare un interessante romanzo storico, Raimondo lo Scudiero, l'avventurosa storia di Raimondello Orsini del Balzo, di Antonio Chirico, pubblicato da Iuca Imprint da pochissimo, 484 pagine per soli 19 euro, quindi anche in questo caso un libro, un romanzo che merita di essere acquistato e che è a portata di quasi tutte le tasche. Ma io, come al solito, non rubo altro tempo al nostro ospite e lascio subito la parola ad Antonio che ci racconta di Raimondo. Prego, Antonio. Salve a tutti. Il protagonista di questo romanzo, che è ambientato nel Medioevo, è Raimondello, che è il figlio del conte Orsini di Nola, che è il figlio cadetto del conte Orsini. Suo padre gli ha programmato una carriera nel mondo ecclesiastico, ma lui è innamorato di una fanciulla destinata a diventare una contessa e non si arrende a un destino che non vuole. Trova una sponda amica nel prozio, fratello di sua nonna Sveva defunta, il quale gli risolve i suoi problemi designandolo suo successore. Il prozio infatti non ha avuto figli ed è molto affezionato a Raimondello. In questo modo Raimondello, poiché allora come forse anche adesso, per poter sposare una nobildonna bisognava avere delle terre e dei titoli, non credo che sia cambiato molto rispetto ad allora. E grazie all'intervento del prozio tutto questo sembra risolversi. L'unica condizione che Raimondo del Balzo, che è il prozio, gli pone è quella di aggiungere al proprio cognome, che è Orsini, il cognome del Balzo. Tuttavia succede qualcosa che poi i lettori leggeranno. E quindi i piani vengono un pochino ad essere scombussolati e Raimondello è costretto a partire come scudiero per le crociate del nord, senza neppure poter dare un ultimo saluto alla sua amata. Quindi è una storia ambientata a cavallo tra il 1300 e il 1400 nel regno di Napoli. Ed è una storia di amori, amicizie, conflitti familiari, battaglie avventurose, con delle incursioni anche nel mondo della cavalleria teutonica e nei misteri del Santo Graal. Il tutto sullo sfondo di una disputa fra due re pretendenti al trono di Napoli e dello scisma d'Occidente, con due papi ugualmente presenti sul soglio pontificio e in conflitto tra di loro. Quindi una storia con molte analogie con la contemporaneità. Se volete, io posso intervallare, se vuoi Maurizio, posso intervallare diciamo, l'esposizione del romanzo con qualche passo, magari io inizierei dall'incipit e poi magari continuiamo a parlarne. Sì, va bene, dai, sentiamo l'incipit e poi ho già una domanda da farti che ti faccio dopo. Va benissimo. Allora, parto dall'incipit. 1372, Regno di Napoli, Nola. Tra le mura del castello, la pace del pomeriggio estivo era turbata da un tintinnio incostante di spade. Nell'assolato cortile, Raimondello e Roberto venivano instradati nelle arti belliche da Gaspare Vinciguerra. Sebbene le cicale nascoste tra le fronde del grande olmo interno alla cinta muraria si fossero zittite, intimorite dalla presenza umana, un frinire assordante, quasi ipnotico, eppur perfettamente integrato nel silenzio pomeridiano, giungeva dagli uliveti delle campagne circostanti. Tutto intorno ogni cosa pareva immobile, come legata e tenuta ben ferma dai raggi del sole
implacabile sulle loro teste. Non startene lì impalato, muoviti e tieni alta quella spada, gridò l'istruttore mentre metteva le strette Roberto sferrandogli un fendente dietro l'altro. Incalzato da tutti quei colpi di fila, il giovane non ebbe il tempo per seguire il suo consiglio. Barcollò, poi cadde per terra e senza rendersene conto si ritrovò la spada del maestro puntata alla gola. Hai ancora parecchio lavoro da fare, mio signore, gli disse Vinci Guerra, mentre rinfoderata l'arma gli tendeva il braccio per tirarlo su e con l'altra mano gli dava un buffetto in testa scompigliandogli i capelli. Ora tocca a te, Ramondello. Fammi vedere che cosa sai fare tu. Fino a quel momento se n'era rimasto acquattato all'ombra dell'olmo in silenzio, a far da spettatore all'esercitazione del fratello. Si alzò per scegliere la spada tra quelle esposte nella rastrelliera addossata al muro e fu attratto da una in particolare, nella cui elsa era incastonata una pietra rossa luccicante. La impugnò e si pose al centro del cortile di fronte al maestro. Aveva 12 anni, 5 in meno di Roberto, e si rendeva conto lui stesso che, se si fosse trattato di una sfida vera e non di un semplice addestramento, vista da fuori la scena sarebbe apparsa grottesca. Da un lato un omone di incommensurabile statura, possente e forte, che imbracciava un'arma da taglio di dimensioni più o meno proporzionate alla sua stazza. Dal lato opposto invece un bambino gracile e minuto con una spada quasi più robusta e alta di lui. Era già tanto che riuscisse a reggere tutto quel peso senza che gli cascasse dalle mani. Forza Ramondello, inizia tu. Lesse nell'invito del maestro un velo neanche tanto sottile di ironia. Tuttavia non se ne lasciò scalfire. Non aveva voglia di portarla alle lunghe, l'afa era soffocante. Perciò andò subito al sodo tendendo la spada in avanti con l'intento di colpire l'avversario e finirla subito. Ma Gaspare sventò la stoccata con noncuranza. A quel punto Ramondello si incaponì. L'introduzione nel mondo degli adulti iniziava dall'apprendimento dell'arte della guerra e, calura o non calura, non poteva sottrarsi a quella prova soltanto perché non spirava un filo di vento. Avrebbe cercato di impegnarsi. Le lame si incrociarono a una velocità sempre più fitta. Via via che la sfida entrava nel vivo, Ramondello fu costretto sempre più ad arretrare, cosicché d'improvviso, senza quasi che se ne accorgesse, si vide sfilare di mano la spada, che se ne volò in aria, roteando lenta nel vuoto a una certa altezza, per poi cadere a terra. Il tonfo fece sollevare una nuvola di polvere che luccicò sotto il sole. Riprendila, gli disse con un sorriso trionfante Vinci Guerra. Si chinò, afferrò l'arma evitando lo sguardo del maestro, che sentiva puntato addosso a sé per riceversi il riconoscimento della sua superiorità, e riprese a combattere scagliandosi con inaspettato impeto contro l'avversario, che parò il colpo e avanzò di un passo. Le lame tornarono a incrociarsi veloci. L'istruttore lo attaccò di nuovo con una serie di colpi che lo costrinsero a indietreggiare, mentre provocatoriamente veniva incitato con un «Vieni avanti, su, se ne hai coraggio, balzami addosso». Lui, pur sentendo crescere nell'anima una caparbia volontà di vincere e un moto di rabbia feroce che gli nasceva dal profondo senza sapersene spiegare il perché, si vide costretto a sollevare la sua arma più volte con frenesia per parare una fitta serie di fendenti e dovette retrocedere di malavoglia, un passo dopo l'altro, fin quasi a trovarsi con le spalle al muro. Tuttavia, quando si era ormai persuaso di dover soccombere e darsi vinto, la sua spada guizzò in avanti a una velocità impressionante e altrettanto rapidamente s'arrestò a meno di un millimetro dal torace del maestro, che si limitò a toccare con la punta all'altezza del cuore. Vinci Guerra per un attimo sbiancò e parve non riuscire a incassare l'umiliazione. Poi, ripresosi, irruppe in una sincera esplosione di gioia. Perbacco, bravissimo ragazzo mio, anche se impari troppo in fretta per i miei gusti, sai? Se combatti così già a quest'età, non vorrei davvero essere nei panni di chi in futuro oserà mettersi sulla tua strada. E poi va avanti.
Quindi mi viene da dire un fil di capo e spada, no, ma questa è una battuta scontata. Ascolta, la domanda è questa, ma com'è nata la tua passione per il romanzo storico di ambientazione medievale? Allora, innanzitutto io voglio dire che io sono un avvocato, quindi la tua domanda è ancora più comprensibile perché da un avvocato ci si aspetterebbe un thriller, immagino. Ma io non sono un penalista, sono un civilista e quindi il civilista non fa arringhe, non parla. Il civilista scrive e poi il giudice legge quello che ha scritto il civilista e fa la sua sentenza rigorosamente scritta. Questa mia passione nasce non dalla mia professione, ma da mio padre. Mio padre, che era quasi analfabeta, però aveva una grande passione viscerale per i film Cappa e Spada, bravissimo. Io, come anche i miei fratelli, guardavamo questi film insieme a nostro padre e li amavamo insieme a lui. E poi io, ovviamente, fin da quando sono andato alle scuole elementari, non avevamo molti mezzi, quindi io prendevo i libri dalla biblioteca della scuola, li leggevo, e poi li riportavo. E i miei libri erano Robin Hood, Ivanhoe, ecco, oppure Il Conte di Montecristo, Ben-Hur. Erano romanzi ambientati, storici, romanzi ambientati nel passato. E il motivo per cui mi sono occupato di questo, ambientato nel Medioevo, è perché Ramondo lo Scudiero è la storia di Raimondello Orsini del Balzo. Raimondello Orsini del Balzo è un personaggio, una figura tipicamente salentina, tarantina, pugliese, diciamo. E quindi io avevo pensato innanzitutto di scrivere, perché mi ero accorto che scrivere mi fa bene, mi faceva bene. Per cui, non volendo, volendo evitare di parlare di me stesso, ho pensato di occuparmi di un personaggio del passato. E quindi sono andato alla ricerca di un qualche personaggio del passato o delle mie zone, perché mi sarebbe stato più facile descrivere i luoghi che io conosco meglio. Andando alla ricerca di personaggi delle mie zone, diciamo, l'occhio mi è caduto su Raimondello Orsini del Balzo. Ancora non ero convinto, però poi le coincidenze hanno voluto che io mi trasferissi proprio a 30 metri da una torre che è stata eretta dal figlio di Raimondello Orsini del Balzo, la Torre del Parco, che è a Lecce e che adesso è allestita come un parco di ricevimenti. Un hotel di lusso, insomma, per ricchi. E quindi lì, siccome io poi sono molto attento al caso, lì poi ho capito che era la storia giusta. E quindi sono andata avanti e l'ho completato. Ovviamente ho fatto le mie ricerche, sono ricerche che sono durate tra ricerche e stesura, più o meno ci ho messo 3 anni. Ricerche nelle varie biblioteche, sono andata prima alla biblioteca di Lecce, ma poi mi sono spostata a Brindisi, ad Avetrana, perché è anche Taranto, perché Raimondello Orsini del Balzo è stato il marito della contessa di Lecce, ma qui a Lecce è più nota a Maria Dengen, la sua moglie, piuttosto che lui. Lui invece è molto più noto a Taranto, perché come poi chi avrà, diciamo, la disponibilità a leggermi, vedrà che da scudiero poi Ramondo diventa principe di Taranto. Però quello che mi ha spinto poi ad approfondire le cose è che Raimondello Orsini del Balzo è stata una tra le figure più importanti del Regno di Napoli nel XIV e XV secolo. Eppur tuttavia, paradossalmente, non è affatto noto. Se chi capita in Puglia vedrà che non c'è piazza o via che non sia dedicata a lui o al figlio, piazza Raimondello Orsini del Balzo oppure Giovanni Antonio Orsini del Balzo. Però nessuno o pochi sanno chi egli sia stato. Ciò probabilmente è dovuto
alla mancanza di atti della sua amministrazione a Taranto e nel Regno di Napoli. Probabilmente ciò si spiega con il fatto che tali atti della sua amministrazione furono distrutti, sono scomparsi. Probabilmente c'è stata una damnatio memoriae ordinata dai re che lo seguirono. Quindi bisognava che qualcuno ponesse rimedio a questo vuoto, anche perché romanzi sulla moglie, su Maria Dengen, riguardanti una fase successiva a quella di cui mi sono occupato io, ce ne sono molti, soprattutto di autori locali. Ma romanzi su Raimondello Orsini del Balzo mancavano, ce n'era soltanto uno dell'Ottocento, quindi di epoca romantica, che si occupava, peraltro in due tomi. Io sono andato a cercarlo, l'ho trovato alla biblioteca di Brindisi, in un linguaggio che non era facile da leggere, poi lì me l'avevano fotocopiato, ma stando attenti a non rovinare il libro perché era un libro antico. E quindi c'era questo romanzo, ma si occupava soltanto di una porzione della sua vita, di quella porzione in cui Raimondello Orsini del Balzo salva Urbano VI dalle grinfie del re. Io invece, mi sono occupato della sua storia prendendola dall'inizio fino alla fine, facendo poi una staffetta, una sorta di staffetta con Maria Dengen. E quindi ho avuto quest'idea, che mi è sembrata buona e l'ho portata avanti, fino alla fine. Interessante, no? Hai dovuto fare anche una ricerca sulle fonti storiche oppure ti sei avvalso di quello che sei riuscito a recuperare in biblioteca? Allora, certamente perché su Raimondello Orsini del Balzo c'è poco o niente. Quando si cerca nei libri o nei saggi o nei documenti, si trovano al massimo due paginette. Questo da un certo punto di vista è stato un male, ma anche un bene per me, perché io poi ho intersecato quello che trovavo su di lui con la storia del Regno di Napoli e con la storia del Papato. E la storia del Regno di Napoli l'ho attinta da documenti del 500, del 600, del 700, principalmente dall'Storia del Regno di Napoli di Angelo di Costanzo e dai diurnali del Duca di Monteleone. La scrittura era un italiano, un volgare italiano, che sinceramente era difficilissimo tradurre in un linguaggio moderno, quindi ho cercato di farlo, come meglio credevo, spero che il risultato sia stato ottimo. Il bene, diciamo che le mie ricerche sono state capillari e io mi sono attenuto a quello che ho trovato. Però forse fortunatamente sulla gioventù di Raimondello Orsini del Balzo c'era poco o niente, mentre invece le notizie cominciavano ad esserci, diciamo, da una certa fase in poi, specialmente dal matrimonio con Maria Dengen. Quindi, questo, il fatto che le notizie fossero scarne, si sapeva soltanto, si aveva notizia, del fatto che egli era figlio del conte di Nola, del conte Orsini, lo troviamo poi presso la corte avignonese come scudiero e poi, si sa che è andato alle crociate. Addirittura per molto tempo gli studiosi hanno pensato che fosse andato alle crociate di Terra Santa. Solo poi in tempi più recenti, si è capito, si è appurato che era andato alle crociate del Nord. E questo anche per motivi logici, perché diciamo, nell'epoca di cui stiamo trattando, le crociate di Terra Santa erano già finite. Però forse questo equivoco è nato da una leggenda che chi visiterà la Basilica di Santa Caterina d'Alessandria, che è stata fondata appunto, che è un gioiello che è a Galatina ed è stata fondata da Raimondello Orsini del Balzo e da sua moglie, chi la visiterà apprenderà anche di una leggenda che c'è intorno alla figura di Raimondello Orsini del Balzo. Questa leggenda dice che Raimondello Orsini del Balzo ha voluto costruire questa basilica perché quando era andato in Terra Santa
aveva preso una reliquia della santa, andando in visita in pellegrinaggio sul Monte Sinai, dove c'era una basilica omonima dedicata a Santa Caterina d'Alessandria. Di nascosto, senza farsi vedere, aveva staccato un dito della santa e se l'era messo tra la sua folta capigliatura. E quindi queste sono le uniche notizie che ci sono della sua gioventù. E quindi questo mi ha consentito di inventarmela completamente di sana pianta per la prima parte. Poi la seconda parte, siccome c'erano le fonti storiche, mi sono dovuto attenere a quelle. Lì dove mi sono discostato, comunque poi nelle note finali ho scritto che mi ero discostato e i motivi per cui mi ero discostato da quelle. Onestà intellettuale massima, perché non era richiesto e non era necessario. Senti, io se tu non hai altro da dirci, ti ringrazierei per questa presentazione e ricorderei ancora il titolo in modo che i nostri ascoltatori possano andarlo ad acquistare. Sì, se vuoi io mostro anche la copertina, ce l'ho qui davanti, eccola, non so Questa se la la vedi. vedremo anche Ah. sì, la vedremo anche nel video montato e quindi sarà bella, farà bella immagine di sé all'inizio del video. Va E benissimo. allora, il titolo è Ramondo lo scudiero. Già hai sistemato un po' il suo nome, no? L'avventurosa storia di Raimondello Orsini del Balzo di Antonio Chirico. 484 pagine per 19 euro. Diciamo che questo si acquista online sui principali store, quindi Amazon, IBS, giusto? Sì, è anche ordinabile in libreria. Chi non abbia dimestichezza con gli store online può benissimo andare in libreria e lì lo ordina nel giro di alcuni giorni, dovrebbe essere procurato, insomma, non ci sono problemi sotto questo profilo. Perfetto, quindi abbiamo detto tutto del libro. E io ti ringrazio per aver accettato il nostro invito. Questa video presentazione è stata un po' macchinosa per via di appuntamenti mancati, ma alla fine ci siamo riusciti. Io E auguro una grande. ringrazio voi di Italia Medievale per avermi ospitato e ringrazio chi vorrà acquistarlo o della sua bontà, insomma. Va bene, a presto allora. Grazie, grazie tante e a presto.